Ben ritrovati di nuovo su Review in You. Oggi vado a recensire insieme a voi una cover per l'Honor Play, questo smartphone che ho acquistato da poco, e se andate a guardare la recensione precedente potrete vedere appunto anche la recensione che ho fatto sull'Honor Play acquistato sempre su Amazon. È una cover che rispecchia, diciamo, quelle che sono le mie preferenze, cioè una cover che non vada ad intaccare troppo il design, lo spessore dello smartphone, ma che vada al contempo a proteggere da eventuali urti o graffi. Andiamo a vedere insieme. Arriva in questa confezione di plastica, come vedete, appunto, quello che viene indicato è che serve a proteggere, si tiene bene in mano. Vi lascio ovviamente il link in descrizione per poterla acquistare. Io l'ho pagata sugli 8 euro e siamo al 16 febbraio. È di un materiale plasticoso, cioè di plastica, non c'è silicone, come sentite, plastica. La fotocamera, cioè il vano dove poi uscirà la fotocamera, c'ha un mezzo millimetro di spessore. Non so se riesco a mettere a fuoco, vediamo. Spero di riuscire a mettere un po' a fuoco. Però, come vedete, appunto rimane molto sottile. Adesso lo andrò a provare sul Honor Play. Sono presenti i fori, l'amplificatore, questi due tagliettini, foro del flash, foro per impronta digitale. I tasti sono anche qui coperti. E come materiale, appunto, mi sembra molto valido e dovrebbe proteggere da graffi, eccetera. Andiamo a inserire all'interno l'Honor Play, che come vedete non ho ancora tolto dalla plastichetta. Lo vado a posizionare in questo modo. Risulta bella salda al telefono, non si muove, e come vedete non vi è alcuno spessore, cioè c'è soltanto quel millimetro di spessore, ma neanche, cioè giusto lo spessore che potrebbe salvarvi nel caso vi cadesse in questo modo per terra, per evitare di spaccare lo schermo. L'ingresso per il cavetto di ricarica è aperto, come dicevo prima, anche il cavetto jack per mettere le cuffiette. Fotocamera e non risulta essere coperta, quindi anche qua per mettere l'indice funziona alla grande, non è di impedimento. Risulta quindi, secondo me, nel complesso una custodia ben fatta che vale i suoi 8 euro che ho speso, e mi piace anche come in termini di materiale, non scivola, risulta bella al tatto. E dovrebbe proteggere quindi da graffi e da urti. Per il discorso vetro temperato, apro adesso una parentesi. Ecco, ho provato a guardare su internet, su Amazon, ma essenzialmente questo modello di cellulare, no? Honor Play, ha i bordi un po' arrotondati. Quindi, indipendentemente da questo, se andate ad applicare uno o l'altro vetro temperato, il fatto che non siano pensati per essere un po' arrotondati fa sì che il vetro si scolli facilmente e quindi vi proteggerà, sì, ma sarà brutto da vedere. Quindi penso che questa volta non metterò nessun vetro temperato, proverò a tenerlo così e a tenerci un po' più di cura. Se avete ulteriori domande, non esitate a pormele. Vi lascio, ripeto, il link in descrizione qualora vogliate acquistare questa custodia per non sbagliarvi. È disponibile, vi dico, anche in diversi colori, quindi blu, color oro e color rosso.